troia, decaduto! L'ho beccato! È caduto qualcosa sulla... sulla videocamera! Ciao Pit Femini! Ciao a tutti! Benvenuti a un nuovo episodio Real Horror. Molti di voi che ci seguono sempre, forse già solo vedendo questi piccoli scorci, capiscono dove il Pit sta per svolgere la propria indagine. Siamo nella casa del bosco. Se ovviamente non sapete di che cosa stiamo parlando, noi stiamo seguendo le tracce di una storia che ci è stata raccontata, la storia di Maria Bianca e suo figlio Giacomo. L'abbiamo spiegata molto bene in due rubriche precedenti, quindi se non lo sapete correte a vederle, così almeno capite di che cosa stiamo parlando. Ma in sintesi di che cosa si parla? Si parla di una famiglia, un uomo e una donna, trucidati dallo stesso figlio, preso da un attimo di una pazzia o non si sa che cosa. O forse da una possessione. Di notte nella camera da letto con un grosso coltello li ha uccisi tutti e due per poi scappare nel bosco e non far sapere più nulla di lui. Noi adesso, dopo aver fatto un sopralluogo approfondito e dopo aver chiesto anche il vostro parere, ci siamo resi conto che questo luogo merita davvero una indagine completa. Quindi abbiamo portato tutta la strumentazione, perché anche in questo caso, e anche grazie sempre al vostro parere, ma ci avevamo comunque già pensato, abbiamo portato tutti gli strumenti, sì. Quindi li utilizzeremo tutti quanti. Quindi noi adesso andiamo a preparare la strumentazione, aspettiamo che venga buio e iniziamo l'indagine. Quindi... fra poco staccheremo questa modalità di ripresa e inizieremo con l'infrarossi. Allora, Femini, adesso non si scherza più. Sono calate le tenebre, è buio. È arrivata la notte, quindi possiamo iniziare la nostra indagine. Come abbiamo detto prima, abbiamo portato un sacco di strumenti. Infatti la prima cosa che adesso vogliamo fare, siccome anche tanti di voi ce l'hanno chiesto, abbiamo portato l'Horus One. Eccolo qua. Tra l'altro questo strumento è, diciamo, nella sua massima funzionalità quando ci troviamo all'interno di un luogo chiuso. Spazi chiusi. Esatto, ed è per questo motivo che noi prima non l'abbiamo portato nelle nostre indagini, perché eravamo prevalentemente in luoghi aperti, ma in questo luogo meritava davvero di essere riutilizzato. Andiamo. Proviamo. Andiamo. Sì. Hai qualcosa di strano sopra la tua testa. Ma io adesso non so se sono condizionato o che cosa, ma io sento, ho sentito poco fa come toccarmi proprio... E qua sopra? Bravo, sì. Ok. Proprio lì. Io ho proprio sentito toccarmi... Hai qualcosa toccarmi. Lì? Togli la mano. Ora non sento nulla, ma io poco fa ho sentito toccarmi. È leggermente toccarmi. Distante, però, dalla tua testa, però è qualcosa che sembra lampeggiare. C'è qualche entità qua con noi? Cos'era? Fatti vedere. Visto che sei sopra la mia testa e c'è questo reticolato, fatti vedere. Passa anche in mezzo a noi. Ragazzi, io non voglio dirlo, ma mi sembra che si sta materializzando una specie di volto proprio dietro Christian. Qui? Una pelle d'oca allucinata. Bravo, bravissimo, bravissimo, proprio lì. Proprio lì. Esatto. No, non c'è più adesso. Sei dietro di noi? Proviamo a... Paolo, aspetta, quando... se per caso ritorna, chiedetemi di venire via voi. Non entrate nel suo campo energetico. Guarda! Hai visto? È venuto in mezzo a voi, io l'ho appena chiesto. C'è qualcosa dietro la testa di che? Continuo a vederlo lì. Passa vicino a noi. Sappiamo che puoi farlo. È
Maria Bianca, se sei tu o chiunque mi stia ascoltando, può passare vicino a questo strumento arancione? Cos'era? Mi ha toccato! Mi ha toccato! Mi ha toccato quando hai detto quello! Mi ha toccato qualcosa Chris, qua! Chris, ho appena visto un'ombra tra me e te, qua! Mi ha toccato qualcosa! E tu hai detto quello? Mi ha toccato qualcosa in questo momento! Cerca di stare tranquillo e rimettiti in posizione. Aspetta un secondo. Mi ha toccato, quando tu hai iniziato a parlare, mi ha toccato qualcosa. C'è una sagoma, qualcosa, infatti, proprio dietro di te, Cri. Aspetta, Maria Bianca. K2. Maria Bianca, se sei tu, puoi illuminare questo strumento arancione che ho in mano? Debbio allora, qualcosa in testa? Debbio qualcosa in testa? È sempre lì, Cri, sempre lì. Io adesso vi spiego. Ho capito che attraverso il volumetrico le zone più chiare, meno in ombra, sono evidenziate con delle specie di flash bianchi, ok? Tra di voi due, ma esattamente dietro la testa di Cree, si evidenzia lo stesso identico brillio. Il problema è che lì dietro c'è il nulla. C'è come se rilevasse una materia e della materia ne rilevasse quindi la forma e le zone di luce e di ombra. Io ho visto l'ombra lì. In questo momento lì. È davanti a te, Paolo. Lì. Qui? Altezza occhi. Vai. Altezza occhi, più su. Più su. Ecco, esattamente lì. Maria Bianca. E lì non c'è niente di materiale, lo capite? È vuoto, c'è nulla. Esatto. C'è niente qua. Giacomo? Cos'era? Sì, fuori. L'ho sentito anch'io. Qualcuno può parlare con noi? Ci avete già dato prova della vostra presenza. Ma questa volta vogliamo sapere di più. Vogliamo sapere con chi stiamo parlando. Dai, vi ricordate di noi, no? Ci avete anche dato un segno della vostra presenza la scorsa volta, quando abbiamo raccontato la vostra storia. Infatti oggi qua siamo qui per voi. Abbiamo anche capito delle cose, ma magari sono sbagliate. C'è per caso un'entità maligna che non vi lascia parlare? Siete dall'altra parte? Ha brillato? No, aspetta un attimo. Ho sentito... Guarda! Ah no, allora ha brillato. Vedi? No, ho sentito come dei passi al piano superiore. Quindi la stanza da letto? Sì. Siete sopra? Però hai visto? Ha brillato il K2. Siete nell'altra stanza? Forza. Però la prima cosa che dobbiamo capire è con chi stiamo parlando. Sei Giacomo? Se sei Giacomo, illumina il K2. L'ha illuminato, eh? Noi siamo il PIT, il Paranormal Investigation Team. Tu sei Giacomo, quindi? Dimmi, Giacomo, sei ancora nel bosco? Ti nascondi ancora nel bosco? Cosa? Si è illuminato. Perché ti nascondi nel bosco, Giacomo? Non puoi tornare qui? Cazzo! Qui c'è una presenza demoniaca che ti blocca? Io metto un braccio fuori. Ti puoi avvicinare a questo strumento? Per favore. È come se fosse... Bloccato. Non riesce a... Ragazzi, sai cosa possiamo fare? Mettere una full spectrum in questa stanza mentre noi proviamo ad andare dall'altra parte.
Facciamolo. Raga? Oh? Sì. Ha vibrato la grata. Come ha vibrato la grata? Ha vibrato la grata. Perfetto, allora mettiamo un geofono. Ha vibrato la grata. Certo. Ve lo giuro. Mettiamo un geofono vicino al... Un tum tum sulla grata. Mettiamo un geofono e la full spectrum. Ok. Eccoci di nuovo qua. Tu sei venuto qui, Giacomo, quella notte? Hai preso un coltello? Sei salito al piano di sopra? E hai accoltellato a morte tua madre e tuo padre. Poi ti sei come svegliato da questo incubo, da questa ipnosi nel sonno e ti sei trovato immerso nel sangue. Hai visto i tuoi genitori morti, sei scappato, sei andato nel bosco e da lì non sei più tornato. È giusto? È corretto quello che ha detto Deborah? Sappiamo che c'è qualche entità che ci sta ascoltando in questo momento. Noi vogliamo parlare con Maria Bianca o suo figlio Giacomo. Potete anche riferirglielo. Potete dirgli che siamo qua in casa loro e che vogliamo comunicare con loro. Sappiamo anche, se è vero quello che ci hanno raccontato, che c'è un'entità maligna in questa casa. Eccola qua. Quindi vedo che vuoi parlare con noi. È fortissimo. Mamma mia, esatto. E noi te l'abbiamo già detto l'altra volta. Noi per parlare con delle persone vogliamo sapere come si chiamano. Quindi oggi ci dirai il tuo nome? Abbiamo portato degli strumenti con cui potremo comunicare, parlare. Cosa c'è? Cosa? Porca vacca. Cosa? Questo è da riguardare. È passato, dopo questa frase, io non so perché ho detto, adesso riprendo un po' davanti, è passato qua davanti una cosa lunga, bianca, quello che ho visto io, veloce, vroom, davanti alla telecamera. Ho detto, noi siamo il PIT, e voi? Come ho detto prima, vogliamo parlare con Maria Bianca o suo figlio Giacomo. Porca troia, è caduto! L'ho beccato! È caduto qualcosa sulla videocamera! È caduto qualcosa sulla videocamera! Dall'alto. Sì, ma questo è uno stronzo. Porca puttana. Io posso capire che ti diamo fastidio. Sì, ma dall'alto è tutto, eh. Hai lanciato qualcosa addosso a noi. Aia, era brutto, eh? Era brutto, sì.
Venite qui vicino a noi e manifestatevi. Ma non potete tirarci nulla addosso. È un'ora che vogliamo un nome. Ehi. Ehi. Non ci prendere in giro. Chi sei? Ma sei imprigionato qua? Sei il papà di Giacomo? È stato di fuori tu, no, subito? Quindi sei un'entità demoniaca? Questa non è casa tua, era casa di persone buone, eravamo bambina. Lo so, detto, sì. Erano persone buone. L'ombra nera è ancora lì, vero? È ancora lì con te. Ma non è esatto. Ma sembra che ogni tanto sia lui, ogni tanto no. Sembra che... Hai capito? Sì, sì, sì. 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 Sei pentito di quello che hai fatto. Ti sei pentito. Rispondici. Non lo lascio. Stellamente. Lontananza. Sì. È colpito? La tua domanda è sentita? Adesso sì. Vorrai ben dirci qualcosa? Prima e poi un'altra parola. Cos'è stato? Cosa? Cosa? Tipo? Veniva da fuori. Tipo? Spegni. Un lamento? Sì, un verso. Silenzio. Silenzio. Ho sentito proprio qualcosa che veniva da fuori. Andiamo a vedere. Meno K2. K2 è brillato comunque. Non okay. L'ho neanche preso. Ok, la testa, ragazzi. Sì. Già prima. Già prima sentivamo nella... rumori fuori dalle finestre. Sì. K2, vedi? K2. Hai sentito? Che cosa? Uno scritto mio. Sopra di noi. Giacomo, sei qui? Sai che non mi piace niente. Cioè, non... proprio niente, cioè dentro mi sentivo tranquilla, qua fuori ho i brividi. Giacomo, sei qua? Fatti vedere, Giacomo. Ti nascondi sempre nel bosco? Raga, mi è venuta un'idea. Nel percorso che stavamo facendo per arrivare qua, ok, ho visto che c'erano dei fiori. Io, se è vero che Giacomo, per quel poco che è riuscito magari a dirci, è pentito di quello che ha fatto, proviamo a fare qualcosa per lui. Ma più per lui, anche per sua mamma e suo papà. Uh-huh. Prendiamo quei fiori, mettiamoli qua. Davanti alla porta? Sì. O lì dentro casa. Magari dentro. Vero. Sì. Prendiamo. Magari... Dove li hai visti?
Raga, io li metterei qui. Proviamo, dai. E li lascerei qui. No? Sì. Questi fiori sono per Maria Bianca, suo marito e suo figlio. Qualunque forza oscura li abbia presi e abbia fatto compiere quel gesto a Giacomo, verranno comunque ricordati come delle belle persone. Giacomo, sei contento? Ti prego. Raga, è contento. Ha brillato il K2 dopo che ho chiesto quello. Oh raga, forse abbiamo fatto la cosa giusta. Credo comunque di sì. Anch'io sono convinto di questa cosa. E comunque c'è qualcosa di brutto in questo. È per quello che io ne sono convinto di questa cosa, perché male non può fare. Nessuno ci ha mai tirato qualcosa dietro così, No, no. Infatti io mi sposterei anche da qua, guarda. E parla poco. Sì. E di solito le entità maligne parlano poco. Beh. Lasciamo questi fiori, ritiriamo la roba e andiamo. Dai.